Buonasera a tutti, sono Luigi Onara, se preferite. Benvenuti a questo nuovo video. In ritardo, incredibilmente in ritardo, chiedo scusa. Ci sono stati tra il lavoro, il fatto di non trovare amici con Match a Freezer, il fatto di non trovare i Goten per portare Goten a SA10. Sono stati 2 giorni di farming. Ho finito stamattina per farvi capire. Si ringrazio per tutto, prima di passare all'inizio del video, il sommo Alessandro Summa. Sì, è carino che sono il sommo Alessandro Summa. Che da oggi si è automesso senza saperlo come ti do il leader per i video se non lo trovi. Grazie a lui ho questo fantastico Match a Freezerware come amico, altrimenti non l'avrei avuto. E buona, andremo ad affrontare il 25 stamina di Re Vegeta con alla fine del video l'analisi della carta. Il team consigliato è questo, ve lo spiego. Allora, un Match a Freezer leader, un Match a Freezer amico. Li reputo i leader obbligatori per questa battaglia, salvo che non vogliate andare di Gogeta. In quel caso, Match a Freezer più SSR, cioè questa versione qua. Oppure addirittura andrebbe bene un Match a Freezer nella versione prima SR e un Gogeta amico. Il mio Match a Freezer non è un UR semplicemente perché volevo mettere un UR puro nel team. UR puro, scelto Gotenks, non è obbligatorio, potete metterci quasi qualsiasi UR puro, consigliati Super Saiyan. Se avete, il meglio sarebbe riuscire a metterci Goku Super Saiyan 2 fisico, ma non è del tutto obbligatorio. Comunque, metteteci un UR per far danni. Gohan Resurrection of F, SR, fa tanti danni. Vegeta Gilly Cannon, se non sbaglio, l'ho messo unicamente perché non ho di meglio, che ci stava col punteggio. Mi ricordo di avere un Cell fisico, ma a quanto pare mi confondo. Come vedete, sono sull'account principale, come vi ho spiegato, l'altro ormai l'ho pressappoco abbandonato. Fatemi un attimo vedere. Sì. Direi di sì. Qua naturalmente non ho modo. No. Per comodità tolgo Gotenks, metto Broly perché comunque Gotenks dà dei vantaggi che preferirei non avere. No, qua non ho modo di mettermi altri PG. Metto Broly perché Gotenks comunque posso capire che dia abbastanza vantaggio. Mentre così mettiamo un team terra-terra. Gohan SA10, comodo, abbastanza forte. E ultimo Goten SA10 dell'evento attuale GT, PG essenziale, posso dire, davvero davvero buono nella forma SSR per il suo più 3 ki. Oggetti Senshu, Dendere, Yanma e Ghost Usher. Preparatevi a una lunga battaglia, perché comunque ci vuole abbastanza. Potrei dover fare una pausa a metà perché sto aspettando una chiamata importante, quindi nel caso vedete all'improvviso un improvviso stacco o altro, è a causa di quello. Iniziamo. Battaglia divisa in due parti come al solito. Nella prima un Re Vegeta abbastanza scarso. Nella seconda un Re Vegeta comunque abbastanza scarso. Non è ai livelli di Tao Pai. È leggermente meglio di Cold. Siamo più o meno ai livelli di Vegeta come boss. Andiamo. Naturalmente cercate di prendere più chi-metter possibile. Il nostro obiettivo è far avere chi metterà Broly. Possibilmente, vediamo qual è la strada migliore da prendere. Questa. Quanto Broly è quello che picchia di più. Almeno 3 PG che abbiamo attualmente in team. Dovrebbe essere Broly. In realtà potrebbe anche essere Match Freezer di Alessandro perché. Non comporta UR e non ho visto i danni che fa UR. A SSR fa abbastanza danni, ma niente di che. L'ho già fatta una volta questa battaglia per vedere com'era. Ho vinto senza problemi con un team molto più scarso. Quello che vedete, avevo provato a mettere Fat Gogeta, ma Fat Gogeta mi ha abbastanza deluso come PG da utilizzare in questa battaglia. Va bene quando il nemico attacca meno di 3 volte a botta. Con più di 3 attacchi a botta è abbastanza pesante. Cerchiamo di andare ancora avanti. Un'altra forma di team che potete fare è di base a quello che vedete, ma togliete la UR e mettete più SSR, ovvero SR volute. Può comunque essere utile. Gohan da solo fa abbastanza danni. Il mio dovrebbe avere anche un SA alta se non mi confondo con l'altro account. Quindi
doppio motivo tramite il quale fa danno a non finire. Andiamo. Eccoci qui. Inizia la battaglia. Abbiamo ricevuto un Kia Broly e un Kia Vegeta. Inutile essere. Che ho messo soltanto perché era l'unico che potevo mettere. Forse era meglio mettere Goten grasso, ma vediamo. Allora, ah, vabbè, qua direi che si va di match a Freezer. Direi che si va di match a Freezer. Dam. Anche un po' troppi punti ha ricevuto questo povero Freezer. 3 per lanciare special anche con lui. C'è una bella differenza. Vediamo un po' quanto arriva a farti danno il nostro caro Gohan, che mi interessa abbastanza. Abbiamo già una buona situazione di. Ah, inizia subito con la special se Vegeta. Ok, cioè, abbiamo una buona situazione di come è stata messa. Abbiamo Broly vicino. A faccia 22.000, davvero? Non mi avevo fatto così tanto male, se devo essere sincero. Vedremo un po'. Primo attacco lanciato. Secondo attacco lanciato, non mi lamento, comunque i suoi danni li fanno. I suoi danni li fa. Vediamo Gohan se è minimamente decente come mi ricordavo io, oppure è un puro ricordo. È un puro ricordo. Ottimo! Ricevere tutti questi danni già dalla fase 1. È un po' eccessivo per me, però vabbè. Sì, qua abbiamo un Broly che spammerà come se non ci fosse un domani. I miei dubbi altissimi di riuscire ad ammazzarlo in sto turno, ergo Senzu vieni a me, tanto non più di 300. Spero di non essere costretto a utilizzare la mia carissima fantastica gemma, non ci tengo a usarla. Non ci tengo per niente. Così. E poi lanciamo anche special con Vegeta. Che purtroppo mi prenderà tutti i verdi. Ma dovrei riuscire a uccidere questo Re Vegeta ora. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Spam di special a 10. Broly sui 50-60 mila danni li fa. Dimmi che fai meno di 50 mila danni perché ci rimango male. Non è che hai fatto tutto sto granché. Ma aspettavo un poco meglio da te, eh. Qua abbiamo 30 mila. Beh no, 33, 33. Sarà lunga, sarà lunga. Vegeta. Lanci davvero una special di 18.000 di base? Devo avere più fiducia in te. Devo avere molta più fiducia in te. Bravo Vegeta! 26.000! Non me l'aspettavo, non me la aspettavo. Ok, andiamo. Sì, naturalmente se mettete Gotenks, io l'ho provato, non regge, non regge assolutamente se mettete Gotenks, quindi nel caso siate messi male, utilizzate pure il peggio che avete, cioè per dire peggio.
Doppio, quante volte attacca? 2. No, una. È un attacco, quindi non può vincere. Può arrivare a farmi un quantitativo di danni abnorme o abinorme, come dissero in un famosissimo film. Ti ricordi in che film c'è la scena abinorme? Il momento di quiz a random alla propria fidanzata. E tu hai preso un cervello abnorme? Brava. Non penso che abbiate sentito la risposta. Provate a rispondere voi, è facile, è un film famosissimo. Una delle migliori commedie mai girate. Mi sono dato un piede, però. Avevo problemi di cavallo. Molti problemi di cavalli, tantissimi, e non parliamo dei cavalli di un'auto. Com'era il nome? Ah sì, Frau Blücher! Sì, sono i vaneggiamenti durante il lancio delle special contro le Vegeta. Beh, dai, i danni ci sono più o meno, più o meno. Un numero di attacchi in sto turno 2, 2 può ucciderci, quindi Reyama. Quello è un altro Lo so, film. però mi è venuto in mente adesso anche quelli che stavo Ah, pensando. ok. Non so che un altro tempio. Allora, così. Più o meno gli togliamo un sesto di vita a turno, per ora. Non è tanto, però. Però dovrebbe garantirci di togliergli una barra. Forse in 5 turni si riesce a uccidere con questo tema. Volevamo ucciderlo in 5 turni. Vai, Broly. Sì, i Mecha Freezer sono grossi, sono molto molto grossi. Altri PG consigliati. Goku di Battle of God, ma non evoluto a Goku God, quindi deve rimanere nella forma Super Saiyan, è molto consigliato. Anche se qua ci rimango abbastanza strano anch'io. Ho trovato un'utilità grossa al Goku God fisico. Molto molto grossa. Domani forse giro e potrei anche far uscire il video in cui vedrete come quel Goku God ha un'utilità abbastanza importante nel gioco, volendo. No, direi 6-7 turni. Allora, Alin, chiamo anche, attacca 2 volte, attacca 2 volte, un senso basta e avanza. Un senso basta e avanza. Così. Cosa? Boss Rush. Eccoci qua. Tu non facciamo male. Vabbè, separiamo i due freezer. Forse non è l'idea perfetta, però ci sta. Aia. Abbiamo ancora i Ghost Usher, quindi non è un problema.
Ecco qua il nostro re dei Saiyan, principe dei Saiyan, re, che lancia un colpo al re dei Saiyan. It's just a jump to the left. Altre citazioni randomiche. Ma nei miei video ci sono un quantitativo di citazioni a film, anime, manga, libri e serie TV. Che ci si potrebbe fare un video a parte, eh? E molte vengono colte. Allora, attacca una volta sola. Ma si sente un bel gioco, mio Dio. Sì che ti si sente. Andiamo di dentro. Continuiamo con la solita manfrina a picchiarlo come se non ci fosse domani. Come boss è molto basilare, non ha nulla di particolare, pericoloso, imprevisto, simile. Oh, tripla special, andiamo avanti. Andiamo. Ah, ci siamo. Non dovremmo usare la gemma, penso. Ah, vi do come posso dire, uno spoiler. Come ho scritto in un commento, c'è un gioco speciale che sto cercando, che se trovo vi porto quando finirà Team Training, che tra stasera e domani registro altro. Penso che ora con questo account inizierà anche una rubrica free to play fatta pesante in cui ammazzo i 40 stammi usando solo PG free to play. Vorrei inaugurarla con Gogeta perché nel Giappone ormai sono abbastanza certo. Se non uso il Ghost Rusher adesso non lo uso più. Dicevo, nel Giappone, ora come ora, sono abbastanza certo che Gogeta lo puoi disintegrare con Team Free to Play e amico Gogeta. Ma gli fai tanto tanto male, ma tanto tanto tanto. Sono sicuro al 90%, devo fare le prove. Devo fare una prova per vedere se quello che penso è giusto, ma con anche Baby Vegeta appena uscito. Il team ce l'ho, il team ce l'ho. Bisogna vedere se in pratica contro Gogeta regge. Vedere se contro Gogeta regge o costa troppe stone. Perché finché costa una stone, per me è un team valido. 10 stone per portare Gogeta LR le vale tutte. Secondo me, almeno ora come ora è il gioco. Bisogna giusto un attimo controllare. Sulla carta ho fatto qualche calcolo, ho fatto delle prove, dovrebbe reggere abbastanza bene utilizzando bene gli oggetti. Vedremo appena esce Gogeta nel Jap, ma in generale appena esce nel Jap un 40 stamina qualsiasi dovrò farlo da zero perché inizierà, come vi ricordo, la seconda stagione del canale in cui inizieranno guide. Ci sarà anche la rubrica Gogeta vs The World in cui mostrerò i team Gogeta da usare per ogni 40 stamina, perché capito che molti hanno un team Gogeta decente e le guide che faccio io potrebbero essere abbastanza inutili perché non vai a farti la maggior parte dei Broly non te la vai a fare col team AGL, full AGL. Broly te lo vai a fare con un bel team Gogeta che picchia come se non ci fosse un domani e lo ari. Ma lo ari malamente. Fidatevi che lo ari malamente, Broly. Broly fa davvero una bruttissima fine. Ecco qua. Dovrei aver recuperato abbastanza HP. Non ne sono totalmente sicuro.
Dovrei aver recuperato abbastanza KP da reggere a eventuali special. Sbagliato, Sandra di Gemma. Mi dispiace usare Gemma in sto account, ma Sandra di Gemma. Probabilmente. Eccoci qua. Figurati se non lanciava la special. Quanto fai? No. Salvo l'impossibile caso che lanci un'altra special, se arriva a lanciare l'attacco dovrebbe arrivarci, non dovrei shottarlo ancora, non dovrei poter morire, dovrebbe fare 11.000 danni. Sì, ci arrivano, gli faccio 70.000, penso, però è morto. È stata abbastanza easy, ma aspettavo di peggio. Mi piace che non avrò il tempo di farmarmelo, Re Vegeta. Dovrò saltarlo completamente. Anche voi, scontro che molti di voi non lo riusciranno a farmare perché è più importante fare i 220 GT. E devo star zitto. E devo star zitto. Cioè, io non so se ridere se piangere. Cioè, davvero sto qua, sto attaccando al primo turno 3 volte. Prima che io possa iniziare ad attaccare, che va quel paese, Re Vegeta. Ho 70 Ghost Usher, posso buttarli così. No, in queste situazioni qua è bruttissima. Perché a prescindere, devi avere più di 50.000 HP per reggere a un suo attacco completo se lancia la special. Ergo, in realtà, a parte gli scherzi, sono stato costretto a usare il Ghost Usher, perché se non lo usavo, usavo soltanto il Senshu, avrei potuto morire. Se usavo Senshu e Yanma, erano due oggetti al fronte di forza e un attacco, perché probabilmente Gohan lo uccide, e qua potrei aver fatto la cavolata e non muore in sto turno, però no, no, muore, muore. Ergo, ero abbastanza costretto a usare il Ghost Usher per motivi di causa maggiore. Meglio consumare un oggetto solo che due. La penso così, solo quando ne hai tanti. Vabbè, che dato 150 regalo, avrei potuto usare anche quello. Vabbè, direi che finisce qua la battaglia contro il Vegeto, no? Vediamo un po'. Sì. Ciao. E adesso mi sa che si va a fare l'analisi. Posso dirvi che è un buon PG. Non è affatto male, Re Vegeta. Andiamo per analizzarlo per bene. Un attimo solo che finisco lo stage, poi solito stacco e andiamo a vedere sto bel Saiyan barbuto cosa ci offre. Ah, piccola parentesi, ancora non si sa che cavolo fa Jackie Chan con un SA15, non l'ho trovato da nessuna parte. Ergo, quando avrò il tempo di provare SA15, nel momento esatto in cui arriverà SA15, cercherò di capire cosa fa. Penso che a sto punto avrà un aumento d'attacco, perché non penso non sia special a 9. Però vediamo. Se salgo anche di livello troppo. Tac, tac. Ecco qua il nostro caro Re Vegeta. Taglio e andiamo a vedere che cosa fa. Rieccoci dal nostro caro Re Vegeta UR. Allora, rapida analisi della carta. Ci sono tutte le informazioni, almeno a sto giro, per fortuna. Allora, statistiche comunque medio-basse, però va ricordato che è un int. Int non sono famosi per le statistiche, gli 8.000 HP sono un buon ammontare per un int gratuito e i 7.000 quali di attacco e 3.008 di difesa sono un carino biglietto da visita. Non sarà un PG chissà quanto imponente, ma può dire la sua. Key meter purtroppo abbastanza pessimo, ma ci può stare data la sua passiva e la sua leader. Arriva comunque un bel 130 chi più 12. Non è da buttare del tutto. Special niente di particolare, come potete rivedere, arriva a una base di 30.000 che però andrà rivista. Può fare molti danni questo PG. E come vantaggio, se arriva a Special 15, aumenta di un ulteriore 20% il suo attacco, arrivando quindi ipoteticamente a un 35.000 che equivale a sui 50.000 danni con la Special. Non è affatto da buttare. La leader aumenta di 3 chi gli int e fisici.
Avrei preferito Int un altro colore perché Int fisico ce ne sono già due, però accetto, accetto e porto a casa. Ti permette di andare di team fisici mettendo lui leader. Non è malaccio, dai. Andiamo a vedere la passiva che reputo abbastanza buona. Con gli HP inferiori al 80%, una cosa abbastanza facile da ottenere, aumenta di 4 il suo ki. Non male, è diventato in pratica uno spammer di special come se non ci fosse mai. Fa abbastanza danni su 50.000, un buono tech, non è da buttare. Le link skill sono le stesse di Re Vegeta, abbiamo bombardamento, Test for Conquest, Barren Spirit, quello che serve a bloccare Broly. E abbiamo anche il nuovo super bombardamento che gli aumenta di un ulteriore 20% l'attacco. Dove ottieni il meglio, naturalmente questo PG lo reputo davvero buono come eventuale leader di un team formato anche da Mecha Freezer e Recalled. Loro tre insieme ottengono un terrificante aumento del 35% all'attacco ogni volta che linkano. Possono arrivare a farsi un team to play abbastanza divertente che potrei provare senza ombra di dubbio contro Janemba. Qualche ideina ce l'ho di un bel team contro Janemba, ma vedremo quando riuscirà. PG tutto sommato non fa schifo, lo reputo meglio attualmente di Piccon o di Recalled, però mi aspettavo qualcosa di meglio, anche perché attualmente siamo ancora all'oscuro su chi potrà mai essere il secondo 25 stamina Int. L'unica cosa certa con quello che sappiamo adesso è che sarà un PG nuovo, una nuova carta da farmare. Tipo Mecha Freezer fisico. Per il resto abbiamo già le informazioni riguardanti il secondo PG Forza, il secondo PG Tech, ovvero Mighty Mask da una parte e Nonno Gohan dall'altra. Detto questo, mi scuso ancora se è arrivato in ritardo il video. Ringrazio ancora Alessandro Summa per il Mecha Freezer, che è l'unico tra 60 amici ad averlo. Infatti, ho cancellato un po' d'amici. E vi aspetto al prossimo video. Domani vedremo avremo la risposta a una domanda che prima di questa settimana non esisteva, ovvero qual è il team più potente esistente nel chat. Domani avrete la risposta, forse non formato in quel modo, ma globalmente qual è il team più forte che si possa creare, non in torneo. Grazie di avermi seguito, alla prossima!